Sono davvero felice che la provincia di Hiroshima abbia invitato me per fare questo giro e far conoscere questa prefettura anche a voi che state vedendo questo video. Quindi spero che il video vi piacerà e cercherò di fare il mio meglio. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ti ha detto di no? No. Budin. Si chiama Budino lui. Sì, vedi. Oh, ma che carino! Così adesso mi viene l'allergia e starnutisco per tutto l'aereo. Andiamo, andiamo, andale, andale, andale. Il valigione di Seba. Cosa ci sarà in questo gigantesco valigione? Coperto là che sembra uno. Cioè, sembra un Sono alien. svegliata con i capelli stile. Non lo so, quasi ora allora decido. Vedere se migliora la situazione. Comunque. Per salvare il salvabile. No, vabbè, oh, non è che stavano male, erano un po' tutti. Guardate che carini i lavori in corso in Giappone. Ok, sono arrivato adesso a Haneda e stiamo per partire per Hiroshima, non vedo l'ora di arrivare. Ecco qua la valigia. Stiamo per arrivare qui. Ok, siamo finalmente arrivati a Hiroshima. Saliamo sul bus, ce l'abbiamo tutto per noi. Guardate le foto di Ala, che è un po' più bravo di me a fare foto. Guardate, perché ci sono già i sakura, che sono già fioriti a Shizuoka. Ragazzi, questo è il memoriale della pace, ci siamo arrivati. Devo dire che non so esattamente come mi sento in questo momento perché questo è uno degli edifici che è rimasto in parte integro da poco hanno lanciato la bomba del 6 agosto 1945. E questo è com'era l'edificio originariamente. Qui vedete, ho appena visto un signore dare dell'acqua perché si dice che è l'ultima cosa che le persone a fine della loro vita vorrebbero avere. Lì potete leggere Hiroshima scritto in katakana e qui sopra ci sono i due caratteri, i due kanji che vogliono dire memorial. E qua ci sono ancora dei fiori perché è ancora comunque nella mente delle persone tutto ciò. Thank you so much. Pensate che lui era uno dei sopravvissuti che c'era la guerra. Adesso sono qui a dare questi simboli di pace. È già il secondo che incontriamo. E non lo so, c'ho una sensazione un po' strana. Vedete, ragazzi, che questa statua sta tenendo in mano un fiore che è l'oleandra. Questo è stato il primo fiore che è fiorito nel 1946, l'anno dopo che è stata lanciata la bomba, e quindi è diventato un po' uno dei simboli di Hiroshima. Ragazzi, questo è un altro degli edifici che si trovava a meno di 1 chilometro dal lancio della bomba. E pensate che in questo edificio, nel sotterraneo, un uomo si è salvato di 47 anni. E questo dovete sapere che era un negozio di kimoni. Questo è il monumento per i bambini, e la ragazza che vedete in cima dovrebbe un po' rappresentare Sadako, che purtroppo è morta dopo 8 mesi che è stata in ospedale. Ragazzi, qui ci sono dei messaggi di pace, come potete vedere qua c'è scritto Heiwa, che vuol dire in giapponese pace. Qui c'è la parola Kibo, che vuol dire speranza. E questo è il carattere di Kizuna, che significa legame umano. Ragazzi, questa dovrebbe rappresentare una conchiglia che dovrebbe proteggere la città. Ragazzi, mi sento un po' importante, ho ricevuto il Satsuei Kyoka, quindi posso fare delle foto e dei video all'interno del museo, tutto per voi ragazzi. Bene, bene, c'è anche l'italiano. Questo è com'era prima dell'attacco atomico la città di Hiroshima. Guardate quante case che c'erano, con tante persone che vivevano in quest'area. Questo è l'orario in cui è stata lanciata la bomba, il 6 agosto del 1945. E guardate cosa successe a quella città poco dopo, una città distrutta, centinaia di persone hanno perso la vita per questo attacco nucleare. Guardate la distruzione veramente. E vedete, tutto quello che è rimasto è questo edificio che avete visto prima, quel negozio dei kimoni e poi questo torii che sarebbe il portale. E poi due banche.
Siamo arrivati in hotel finalmente. Guardate che meraviglia questo hotel. Wow. Che buon profumo, ragazzi. È bellissimo. Guardate che meraviglia la vista dalla camera. Wow. Ecco qui la stanza di oggi. C'ho due letti, anche se sono da solo. La stanza è molto carina, ma c'ho veramente pochi minuti perché adesso andiamo a cena. C'ho una fame da lupi. Comunque penso che sarà divertentissimo. Non vedo l'ora di scoprire cosa mangiamo. Eccoci in città. Adesso facciamo un bel giretto, vediamo che cosa vediamo e scopriamo. Ecco qui la Hiroshima Hondori, dove ci sono tutti i negozi. Ragazzi, stiamo andando nell'Okonomimura, che è il paese dove fanno tutte le okonomiyaki. E dovete sapere che l'okonomiyaki di Hiroshima è un po' diversa da quella normale, e lo scoprirete in questo video. Guardate qui. Avete capito che cos'è diverso da un okonomiyaki normale? Ci sono i noodles. In questo ristorante ci sono stati i porno graffiti, gli orange range e anche gli acid back cherry. Ecco, adesso mettono le yamaimo. Oh mio Dio, non vedo l'ora di mangiare l'okonomiyaki di Hiroshima. Ecco qua degli spinaci e le yamaimo, che sono delle specie di patate di montagna. Ragazzi, buon appetito! Guardate quante okonomiyaki che stanno cucinando, sono tantissime. Che lavoro! Oh mio Dio, guardate che meraviglia! Finalmente si mangia! Se riesco a prenderla, perché a differenza dell'okonomiyaki normale, come vi ho detto, ci sono i noodles dentro. E quindi faccio ancora più un cesso quando la mangio. Ecco, e come vedete è diversa da quella di Osaka perché c'ha i noodles. Assaggiamola. Io l'ho presa senza maionese, però mi piace lo stesso. Oh mio Dio, che bontà, è stata buonissima. Ed ecco i miei primi acquisti a Hiroshima. Ho preso uno spazzolino da denti e una lacca per i capelli. E guardate come sono ordinate le file. Basta mettere i piedi qui. E adesso stiamo vedendo un'esibizione di luci proprio di fronte al castello di Hiroshima. Guardate che spettacolo. Guardate che meraviglia questo spettacolo di luci. E eccolo qui, il castello di Hiroshima. Guardate che meraviglia, ragazzi, è bellissimo. Hiroshima-jo, illuminato. Ragazzi, sono le 2 di notte, ma sono qui a Hiroshima. E mi sono svegliato perché ho già avuto questo sogno e ve ne parlerò poi quando sto meglio. Ho già avuto un incubo qui a Hiroshima. Adesso cerco di dormire ancora un po' perché alle 6 dobbiamo fare il check out.